colazione fatta, adesso ci siamo messi qua nella hall a prendere un po' di connessione. Sti divani sono deleteri perché tu ti appoggi e dormi, non puoi mettere i piedi lì, però lo fanno tutti. Ci sono i cartelli tipo non sdraiarsi, sperate che ve li faccio vedere, tipo così, no? Non sdraiarsi, non mettere i piedi su e non mettere i piedi su, stare così dritti, composti. Ma sono talmente comodi sti divanetti che col cavolo che uno sta lì, magari non si appoggiano i piedi al tavolo, però vabbè, insomma poco ci manca. E anche oggi c'è una giornata rovente. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Allora, in teoria questa è la stagione umida delle piogge. Ci siamo presi qualche gocciolina di pioggia, ma tipo durano 5 minuti e basta. Il problema qual è? Che rispetto alla stagione secca fa proprio umido, c'è proprio tanto umido tutto il giorno. Quindi anche se segna in realtà 28 gradi, percepiti tipo sono 35-40. Quindi è veramente caldina. Tra l'altro hanno tutti i ventilatori qua, cioè tutto attorno ai ventilatori. Poi vai dentro, è super condizionato perché anche i ristoranti fa veramente freddo dentro, ma qui fuori tengono tutti i ventilatori per far girare un po' d'aria. Ma oggi li hanno spenti perché probabilmente c'è più fresco del solito. In realtà stiamo morendo. Allora, adesso comunque usiamo un po' internet e poi si va in spiaggia. Sole mega potente. Wow. Senti sciogliere. Senti, lui ha detto una cosa ieri che effettivamente è vera, che cioè, mettendo la protezione 50, perché lui non so se l'avete visto, è molto mozzarelloso come colore, e ci sembra di avere su tipo la 2, la 3, cioè di non averla, di avere su l'autoabbronzante. Perché tipo, secondo me l'unico momento in cui riesce a stare al sole è tipo dalle 9 alle 10 e mezza. E dalle 3 alle 4 e mezza. O da mezzanotte all'una. Sì, ma fa caldo uguale. O da mezzanotte all'una. No, però picchia veramente tanto. Comunque siamo al come si chiama questo posto? Punta Cana. Punta Cana, sì, no, ma il villaggio, il resort. Principe Bavaro. Aspettate che ve lo dico. Baia Principe, ho dovuto leggere. Stordita. Andiamo a prendere il trenino per tornare in camera, prendere le cose per la spiaggia e andare in spiaggia. Andiamo! Tra l'altro non so se avete notato che chi lavora qui ha tipo su un paio di magliette di jeans e bellini. Per me hanno freddo, hanno veramente freddo. Cioè dentro il villaggio c'è anche una foresta di mangrovie. Che adesso passeremo, vedremo. Questa è la prima piscina. Che ce ne sono 4 di piscina. Questa è la prima. Oh.
Un bar. Sì, noi siamo qua, cioè praticamente queste sono le fermate del pulmino. Noi siamo qua, eravamo qua e siamo arrivati fino a qua. E adesso si va in stanzetta. Guarda la faccia di uno che ha tanta voglia di mettersi al sole. No, voglio togliere la maglietta. È tipo una cosa antipatica, ma so che è giusto così, cioè non riuscirei, io sono la prima. È quando tu sei in spiaggia e qui c'è cibo 24 ore su 24, non puoi mangiare quanto diamine ti pare in questi barettini e cose. La cosa brutta è giustamente tu sei in spiaggia in costume accaldato, sudato, perso, ti devi vestire, però quindi un po' ti passa la voglia di mangiare le cose. Però vabbè, insomma, si sa, è normale. Un po' come ieri sera che dovevamo vestirci di tutto punto, abito formale richiesto, doveva su camicia manica lunga, pantalone lungo, io maglietta manica lunga tutta trasparentina carina. Arriviamo lì, troviamo gente in infradito, braghini, canottiera, ti dici interessante come cosa, e che no, speriamo che non stiamo facendo le camere proprio adesso di comprare la facchetta. Hola. Tra l'altro i nostri palloncini che ci ha messo davanti alla porta per la luna di miele reggono ancora lì, non sono ancora scioccati, non ci hanno ancora fatto venire un infarto. Ravi papi rari tagliati rari. Non l'ho fatta, no, non ho ancora fatto la stanza. Ah, non si vede niente. Capiamo la sacca. Mi hai messo la crema? Oh, non ho chiuso la porta. Mi hai messo la crema? E i salviettoni che li abbiamo presi puliti dobbiamo metterli dentro. Ieri siamo andati a fare il cambio del salviettone. E quindi abbiamo un salviettone pulito. Poi metti dentro tu. Il mare inizia a vedersi da là. Da là dentro. Passiamo di qua. E per andare al mare elicottero passiamo dalla piscina. Pesciolino, c'è un pesciolino, sì, oggi è ancora più caldo degli altri giorni. L'altro giorno avendo fatto quelle due goccioline d'acqua si era rinfrescata un pochettino. Comunque bello perché c'è tipo la zona là, tipo c'è un bar con gli sgabelli direttamente nell'acqua dove puoi consumare, bere e fare disfare. Momenti, vado addosso a un robo di questi. Pavimento piso mojado, pavimento bagnato. Andiamo al mare noi, non in piscina, grazie. Eccolo. Va bene? No, grazie. Acqua fredda?